È importante di fronte a un provvedimento di così vasta portata saper trovare un giusto equilibrio tra la necessità insuperabile di tutela della salute dei cittadini, lavoratori e consumatori e dall'altra parte l'esigenza di sostenere il peso economico e occupazionale dell'industria chimica in Europa, che non è solo la grande impresa di qualche paese, ma è anche la piccola e media, a volte piccolissima impresa di paesi come il mio, l'Italia. Per questo io credo che il lavoro di convergenza e di avvicinamento tra posizioni in partenza molto diverse e distanti, che è stato fatto nei compromessi, può essere considerato un lavoro positivo, perché si fa carico di tutte le molteplici ragioni e realtà in gioco. Punti importanti per me: l'esigenza di tutelare la salute dei cittadini, l'informazione dei consumatori, il sostegno alle piccole e medie imprese nel corso di attuazione di REACH anche attraverso un sostegno alla ricerca, la creazione di un'agenzia forte con poteri reali, lo snellimento delle procedure delle piccole e medie imprese, infine l'importanza di OSU. Senza troppe eccezioni, io spero, perché la condivisione dei dati e la suddivisione dei costi sono elementi importanti per le nostre piccole e medie imprese. Infine, credo che vadano fatte regole certe per i prodotti che noi importiamo, perché le stesse norme cui sottoponiamo i prodotti in Europa devono valere per i prodotti che vengono dall'esterno dell'Unione Europea.